Buongiorno Ion. Buongiorno. Allora, bella vittoria ieri con il Livorno. Avete giocato subito dall'inizio con grande intensità, con grande aggressività, quello che chiedeva il mister, e i risultati si sono visti, due gol in 20 minuti. Sì, siamo troppo contenti per la partita che abbiamo fatto, perché è una partita importante per noi, per recuperare un po' la fiducia con la tifoseria, con il nostro gioco, con quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo lavorato questi ultimi due mesi, e penso che è una buona vittoria. Primo perché abbiamo fatto una buona partita, 3-0 ante un equipo, una squadra che gioca bene, che sia in un buon momento, abbiamo arrivato in un buon momento vincendo le ultime due partite. Ma penso che abbiamo fatto una partita dove siamo superiori in tutti i momenti della partita. Adesso siamo contenti perché così continuiamo facendo il lavoro che abbiamo iniziato a fare due mesi fa. Siamo contenti perché guardiamo che il lavoro che abbiamo fatto stanno arrivando i risultati, e così può essere che l'obiettivo sia più vicino. Col lavoro fatto anche da parte tua, perché il mister ti ha recuperato, diciamo, a livello importante, ora stai giocando titolare, e direi che dal punto di vista fisico ora ci siamo. Sì, sono molto contento per me, ma come ho detto prima, sono più contento per la squadra, no? Perché al fine, quando uno rientra nella squadra e la squadra vince, è tutto più facile, no? È vero che abbiamo fatto un lavoro importante, non è facile quando uno entra e i risultati non arrivano. In questo caso è rientrato alla squadra, la squadra va bene, tutti stanno giocando bene, siamo fisicamente bene, e adesso si guarda, no? Si guarda la partita, si guarda l'allenamento, si guarda i risultati, si guarda in tutti. Per questo caso io sono molto contento. Ecco, il pubblico, diciamo, era rimasto un po', si era un po' arrabbiato per la sconfitta con l'Alessandria. Pensi che adesso il rapporto col pubblico sia recuperato, insomma, anche la vittoria di ieri, una vittoria di un derby importante? Era importante per questo, perché penso che per noi la tifoseria è importante, è una partita molto importante per recuperare un po' la fiducia, no? Con loro, e adesso sono contento per noi, ma anche per loro, perché penso che la nostra tifoseria è una brava tifoseria, sempre sta con noi. E la partita di Alessandria, pues magari ha sido una sconfitta un po' per arrabbiare tutti, no? Noi siamo arrabbiati dopo la partita, perché era un'opportunità grande per arrivare alla semifinale a Coppa Italia, ma adesso siamo concentrati nel futuro, in lo che poi succederà di qua al fino maggio, e dobbiamo arrivare all'obiettivo, no? Ma penso che prima di questo dobbiamo essere bravi in lavorare tutti i giorni e pensare solamente alla prossima partita, in questo caso la partita di Anciano. E così penso che la squadra piano piano irà crescendo. In maniera specifica, cosa hai fatto di diverso dal punto di vista fisico in allenamento che prima non facevi? Perché appunto Di Carlo è riuscito a valorizzare qualcosa che prima non si riusciva a fare. Andavi più lento, insomma, prima non riuscivi a tenere l'intensità e il ritmo. Ora sì. Cosa fai in più? Io penso che tutti questo, che questa domanda aveva una risposta facile. Quando i risultati arrivano, tutti più facile, tutto molto facile. Quando uno vince una partita, due partite, tre partite, normalmente la gamba va bene, va meglio, e arrivi prima alla pala, e tu ti senti molto meglio. Quando magari non vinci una partita, due partite, tre partite, inizia la testa a non fare lo che deve fare. Non so se questo problema è per allenamento. Io penso che è più per i risultati, che quando non arrivi, non arrivi. Per esempio, quando noi abbiamo iniziato il campionato, abbiamo vinto una partita e quasi abbiamo stato in prima posizione.
giocavamo bene e vincevamo la partita, allenavamo bene, ma dopo quando non arrivano i risultati siamo entrati in un momento dove non siamo bene. Adesso penso che abbiamo recuperato un po' la fiducia in noi, nel nostro gioco, nella squadra, in tutto, e penso che così piano piano possiamo arrivare a fare un buon campionato. Infatti dopo 3 mesi siete tornati di nuovo dalla zona playoff, 3 mesi fa di nuovo adesso siete di nuovo in zona playoff. Adesso vabbè, l'obiettivo è rimanerci, ma la squadra ha valori secondo te ancora più elevati, cioè può essere l'ottava in graduatoria o potrebbe essere anche la terza o la quarta, non diciamo la prima o la seconda, ma almeno la terza o la quarta potrebbe esserla. Ok, veramente ti dico che adesso la squadra pensa solamente alla partita dell'anziano. Io lo so che l'obiettivo di tutti è arrivare a playoff in ottava, settima, sesta posizione, non lo so, perché il calcio è così e vediamo che succede di qua fino a maggio. Ma penso che lo più importante adesso è pensare alla partita dell'anziano, l'allenamento di domani, di dopodomani, del giovedì. Qua siamo per lavorare, non per stare pensando lo che poi passare, lo che poi succede in maggio. Piano piano penso che così potrebbe conseguire un buon risultato questa settimana con l'anziano, che penso che è una partita vitale per noi. Per entrare nella posizione di playoff e continuare ad arrivare all'obiettivo. Avrete le stesse motivazioni come contro il Livorno, perché contro il Livorno eravate concentrati, lucidi. Avrete le stesse motivazioni? Sì, ci penserà il mister? Una partita speciale per noi, per la città, per la squadra, per la tifoseria. È una partita, un derby, no? Un derby non si gioca tutti i giorni. Adesso è vero che la squadra ha entrato alla partita benissimo dal primo minuto fino al 90. Questo è buono, perché abbiamo dimostrato che siamo una squadra che ci siamo concentrati, ci siamo bravi, siamo una squadra importante per vincere qua una partita o tutta la partita che manca di qua fino all'anno. Il mister si è arrabbiato perché gli ultimi minuti in qualche occasione l'avete concessa, relativamente arrabbiato. Cioè, dunque un pochino di calo di testa o di fisico? Non lo so, ma è vero che si è arrabbiato. Penso che è normale, perché lui è un allenatore che le piace fare il lavoro che dobbiamo fare. Magari in qualche momento non l'abbiamo fatto bene nell'ultimo minuto. Per me va bene, è normale che lui vuoi fare lo meglio possibile tutta la partita. Ieri è vero che abbiamo fatto una buonissima partita, ma magari in algún momento, in un attimo della partita, abbiamo sbagliato con un passaggio, con un, non so, è vero, ma penso che sono cose del calcio e è così. Io invece volevo chiedere, ieri a volte ci sono dei 3-0 che magari non sono limpidi, ieri è proprio un 3-0 limpido, nel senso che l'altra squadra non ha avuto occasioni, se non mi pare una traversa, se non sbaglio, quindi è proprio un risultato che ha, a volte gli episodi influiscono anche su risultati rotondi che poi potrebbero non essere così, ieri è un risultato chiaro. Ecco, quanto è migliorato lo Spezia e quanto secondo te, ovviamente a livello di discorso, è andato giù il Livorno rispetto alle aspettative delle ultime due partite, che il Livorno è una concorrente per noi, insomma, per la gara dei playoff? La domanda, aspetta un attimo, sì. Nella vittoria quanto ha pesato, diciamo, nella vittoria quanto ha pesato la buona forma, la bella prestazione dello Spezia, ah, okay, e la tra virgolette brutta prestazione del Livorno? Poi io non l'ho visto di recente il Livorno, però ieri non ha fatto molto, secondo te ovviamente. No, secondo me penso che, come l'hai detto prima, il lavoro che abbiamo fatto fino adesso sta crescendo piano piano, la squadra sta crescendo. Loro non lo so, perché solamente avevo guardato le ultime due partite, hanno vinto le ultime due partite, adesso arrivavano in un buon momento. Ma come prima l'avevo detto, penso che noi siamo una squadra dove c'è
tanta qualità, che con il lavoro che abbiamo fatto, con la illusione che aveva dietro la squadra, con la voglia di fare bene la partita, il calcio, tutto questo, il risultato arriva. Ieri abbiamo fatto una buona partita, perché dal primo minuto al 90° abbiamo stato nella partita. 3-0 è un risultato buono, ma magari può essere che ieri si poteva vincere 5 o 4-0, perché abbiamo fatto occasione per fare un altro gol. È importante che noi adesso in difesa siamo molto bene, stiamo difendendo bene tutto il gioco del loro ieri, ma penso che sono Salernitana non abbia fatto un gol, ma la partita di Salernitana, no, della Salernitana, scusa, di Alessandria, non hanno fatto nessun gol. Questo è importante. Abbiamo recuperato un po' la fiducia in difesa, e l'altra squadra adesso non facendo con tanta facilità come prima, l'occasione che per fare gol. Siamo molto sicuri nella difesa, e questo è importante, perché per me una squadra, per una squadra lo più importante è la parte di tra, dove inizia a fare il gioco. Anche se in Spagna non è proprio così, tante volte si pensa più ad attaccare che non a difendere, no? Sì, ma sempre dico è stesso, in Italia, in Spagna, il calcio è così, tanto in Spagna come in Italia. Se tu guardi, Real Madrid, Barcellona, Juventus, Napoli, sono squadre che non le fate molto gol. Sono squadra fortissima in difesa. Certo. Una squadra si costruisce nella parte di tra. È più importante nel calcio. Dopo, normalmente, quando già aveva una qualità alta, la parte di attaccante, sempre arrivi un gol, 2-3. Ma se tu sei bravo in difesa, normalmente vinci la partita. Parliamo un po' dei tuoi compagni del centrocampo, no? Siete, sì, in tanti, però in questo momento sono già due partite da titolare per Luca Vignali. Cosa ci puoi dire di lui? Sono contento, perché è un ragazzo che ha allenato tutti l'anno con noi, è un ragazzo che è di qua della Spezia, è importante, no? Penso che per la squadra, per la tifoseria, per gli spezzini, no? Che può andare al picco e guardare un calciatore che è da Spezia giocando bene, come l'ha fatto l'ultima due partite. È un giocatore che sempre arriva all'allenamento, allena troppo forte, adesso è arrivato sul momento e lo sta facendo benissimo. Sono contento per lui. E anche il mercato di gennaio vi ha regalato, diciamo, Pulzetti e Sciaudone, che in quella zona del campo sono due giocatori importanti. Sì, sono due giocatori importantissimi per quello che hanno fatto prima nel calcio, no? Hanno andato bene in sua altra squadra, e adesso penso che hanno arrivato in un momento alla Spezia. Vediamo che succede, ma sono due incorporazioni importanti per arrivare al nostro obiettivo fino all'anno. Insomma, magari nel girone d'andata avevi giocato poco, adesso piano piano, insomma, ti stai integrando, ti stiamo vedendo di più. Non hai pensato per un attimo a dire basta, torno in Spagna? Sì, te dico veramente no, perché l'unico che ho pensato è lavorare tutti i giorni, perché sapevo che l'opportunità iba a arrivare. Non sapevo quando, ieri, prima ieri, la prossima settimana, non lo sapevo, ma ho lavorato per questo, e mia intenzione è continuare così, lavorando così tutti i giorni in folo, e quando arrivi l'altra opportunità di giocare un'altra partita, lo voglio fare lo più bene possibile. È mia intenzione. Grazie, io. A voi.